Allora, il signore è Girotto Giovanni. Si accomodi davanti a noi, Girotto Giovanni, signor Girotto Giovanni. Lei è nato? 23 gennaio del 43. Ah? È parente di qualcuno degli imputati? Non credo, non ho parenti. Non li conosce, sono noti, credo. No, no. Va bene. Ho una sorella soltanto che ha abitato. Va bene, questo non è che ci... Lei è consapevole della responsabilità che assume con questa deposizione, non giura, ma è tenuto a dirci tutta la verità, non nascondere nulla di ciò che è a sua conoscenza. Assume questo impegno? Certo, certo. Benissimo. Allora, le domande da parte del pubblico ministero. Può riferire, signor Girotto, che cosa è accaduto la notte tra l'8 e il 9 di maggio di quest'anno? Allora, io adesso vi racconto più o meno... Magari se può iniziare a dire che cosa, quali sono le sue funzioni specifiche. Che sì, allora, io sono comandante a bordo del traghetto che è stato interessato quella notte. Diciamo che verso poco dopo che siamo arrivati, verso mezzanotte 10 circa, ultimate le operazioni di sbarco, si è presentato con una certa urgenza e prepotenza un mezzo, un camion a rimorchio, che voleva a tutti i costi salire a bordo. E questo camion a rimorchio è salito a bordo senza fermarsi neanche un attimo. Infatti il marinaio Scarpa Marino, che era quella sera preposto all'imbarco, si è parato davanti a questa unità per fermarla. Fermarla perché di solito siamo noi che facciamo un piccolo piano di imbarco dei mezzi e di solito i mezzi non vengono a bordo se non diamo noi disposizione di salire. E questo mezzo invece viene avanti con decisione e determinazione. Vuole venire a bordo a tutti i costi, tant'è vero che il marinaio Scarpa Marino deve togliersi da davanti, altrimenti viene investito. Questo mezzo sale a bordo, si mette un po' di traverso come ha voluto lui e qui l'equipaggio gli si accosta per vedere cosa, come mai, il perché di questo gesto, no? Al che scendono alcuni di loro, questo per sentito dire, io non c'ero perché ero in plancetta di manovra di sopra. Io vedo dalla mia plancetta, vedo sto trambusto, vedo qualcosa che non è normale come consuetudine. Per cui ho saputo dopo di tutto questo che sto raccontando. Scendono queste persone e cerco di far capire all'equipaggio che loro hanno qualcosa di importante da fare e che bisogna partire subito, non possiamo far salire alcun altro mezzo, alcun altro utente, perché loro devono eseguire questa operazione. Non posso dire militare, un qualcosa che dovevano fare per il loro scopo, per il loro ideale, per qualcosa viene su un paio di loro, no? In plancetta c'era anche l'aiuto motorista che li accompagna su, vengono su assieme, loro due e questo aiuto motorista del nostro equipaggio. Io nel frattempo cerco di venire giù per rendermi conto di quello che sta succedendo e li incontro lì proprio sulla porta della plancetta. E viene dentro, c'era uno vestito in tuta mimetica con un'arma in mano, che poi ho saputo dovesse essere un fucile mitragliatore. Io non me ne intendo di armi, ogni modo aveva quest'arma. Questo tipo io pensavo fosse un lagunare, dire il vero, perché a volte i militari vengono a bordo con i loro mezzi, fanno delle esercitazioni, devono trasferirsi a Certosa, mi sembra che abbiano la loro base, per cui vengono, imbarcano i loro mezzi militari, per cui io pensavo che dovessero fare, che fossero lagunari, dovessero fare questa stazione, no? E per cui chiedo delle credenziali, dico: ragazzi, voi non potete farmi partire senza imbarcare altri utenti, perché io per far questo ho bisogno di credenziali, la nostra centrale operativa, la CTV, deve darci disposizioni, e se non avete questo non potete farlo. Ancora non mi ero reso conto di quello che stava succedendo.
Al che questo qui si impone, dice: guarda, qua non c'entra niente, qua è un'azione, noi non c'entriamo né con questo né con quello, noi siamo della Serenissima Repubblica, e inneggiava alla sta Serenissima Repubblica, ha detto anche qualcosa contro il nostro governo, ma insomma sono cose che... Vabbè, ad ogni modo, in poche parole, si presenta, fa capire con quest'arma che se noi assecondiamo quello che vogliono loro non ci sarà fatto alcun male, e di fare: ragazzi, fate quello che diciamo voi e non succederà niente. Erano determinati, volevano arrivare da qualche parte, erano decisi a farci fare quello che volevano loro. Per cui ci hanno imposto di partire in fretta, no? Anzi, dire il vero, poi dopo il camion rimorchio è salito a bordo anche un furgone, il famoso furgone bianco, per cui erano i due mezzi che dopo avete trovato in piazza San Marco, no? E ci fanno partire in fretta e furia, fanno chiudere l'imbarco, fanno ritornare a terra quelle poche vetture che si erano presentate all'imbarco, e il marinaio che era lì preposto per il disorbeggio riesce, che era incaricato a far sgomberare diciamo la passerella d'imbarco, riesce a comunicare con l'utente e far dare l'allarme. Cioè, diciamo, gli utenti, una volta che sono scesi a terra, saranno loro a dare l'allarme, a chiamare la polizia. Nel frattempo noi in fretta e furia disormeggiamo e partiamo. Si parte, e quando sono poco distante dalla prodo, mi comunicano che dobbiamo andare in piazza San Marco a sbarcare i loro mezzi. Questo era in plancia con noi, perché dopo dalla plancetta di poppa noi siamo andati alla plancia principale per governare l'unità. Per cui mi sono trovato in plancia il marinaio timoniere e due di loro, no, che poi uno di loro è andato via, mi sembrava il più anziano che fosse andato via, e avevano delle radioline a cui comunicavano fra di loro, e quello più giovane, vestito in tuta mimetica con l'arma, ci intima di andare in piazza San Marco, di sbarcare le loro unità al centro della piazza, tra le due colonne Marco e Todaro. Questa operazione capisco subito che non può essere fatta, perché là in quel punto la marea è, il fondale è basso, c'è poco fondale, e non saremmo riusciti neanche a arrivare in prossimità della piazza, perché c'erano le gondole che, bene o male, insomma, ci avrebbero ostacolato. E poi il fondale era basso. Loro volevano a tutti i costi, anche se avessimo distrutto 10 gondole, a loro non importava niente, perché tanto avrebbe pagato, non so chi, ma qualcuno avrebbe pagato. Allora faccio capire al tipo che là... Cosa vuol dire a tutti i costi? Scusa? Cosa vuol dire a tutti i costi? Dovrebbe essere preciso. Sì, a tutti i costi. Dovevamo andare per forza lì, perché loro volevano fare... Lei deve indire tutti i costi, vuol dire con che frasi, con che mezzi... Cioè, diciamo, io penso tutti i costi per forza, no? Cioè, noi dovevamo arrivare lì, sbarcare lì, anche se c'era basso fondale, anche se c'erano le gondole, anche se... Abbiamo capito questo, ecco. Ma in che modo manifestavano questa intenzione di farvi andare lì a tutti i costi? No, ce l'hanno detto. Hanno detto: ragazzi, portateci lì, perché si vede che la loro intenzione era di fare un ingresso trionfale a San Marco. Lasci stare i commenti, lei deve dire, vi hanno detto così: ragazzi, portateli lì. Sì, ha detto: ragazzi, dovete sbarcarci tra le due colonne Marco e Todaro. E io ho detto: lì non ce la facciamo arrivare, perché il fondale è basso, e a parte i danni che faremo, ci incagliamo. Che cosa hanno risposto? E allora ci ha pensato un po' il tipo, poi gli ho detto: guardi che a sinistra, un 100 metri più a sinistra, c'è una specie di rivetta libera, che di solito i barconi attraccano lì per operazioni commerciali, e ho detto: andiamo lì che vedrete che lì probabilmente ce la facciamo. E allora ha consentito, non ha fatto altri commenti, ha detto: ok, va bene. E allora ci siamo diretti verso quell'angolino, che per fortuna era libero. Scusi, un attimo, allora lei è partito da dove? Quindi qualche percorso avete seguito? Noi abbiamo percorso il solito, la solita strada, Canale della Giudecca, non c'è altro. È l'unico, cioè, quindi percorso. Da Tronchetto? Viene da Tronchetto, l'unico percorso è diciamo, la marittima, poi facciamo il Canale della Giudecca, la salute, e poi si è subito a bacino a San Marco. Allora, produco questo
la planimetria della città di Venezia con i vari canali, così ci può indicare il comandante qual è il percorso fatto. L'ufficiale giudiziario deve stare qui per portare. Lei stia seduto. Il comandante stia seduto. E risponde, perché se no non la sentiamo, perché non ha più il microfono. Prego l'ufficiale giudiziario di far da tramite. Grazie. Ecco. Sì, quindi allora può indicare i canali. Se mi dà una penna e se qualcuno. Allora io, se vi va bene, faccio un tracciato con la penna. Allora noi siamo qui, se avete una copia, siamo qui al punto, diciamo, di testata Isola Tronchetto, no? Si parte da qui, si attraversa le testate della Marittima, della Scomenzera, si arriva al 20 e si entra nel canale della Giudecca. Non scrivo. Sta appena non scriva ad ogni modo. No, la carta è patinata, per cui. No, ci vuole una matita se avete. Vede con l'evidenziatore se viene la penna rossa. No, l'evidenziatore. Sì, grazie, scusa. Allora, ritorno a dire, si passa davanti i moli della Marittima, testata dei moli Marittima, e si viene giù al punto 20 circa, Scomenzera, e si entra nel canale della Giudecca. Canale Giudecca, sempre numero 20, poi 11, 15, si attraversa tutto il canale della Giudecca, si percorre tutto, salute, si gira un po' al largo, si prende metà canale circa, e poi qui, indicativamente dai, qui all'angolo del Todaro, lì, dove c'è la Marciana, ha presente la biblioteca Marciana che fa angolo, ecco, lì di fronte, giusto, verso il bacino c'è una rivetta, c'è un pezzetto libero per le operazioni. Ci possiamo fermare un attimo qui, perché così completiamo la parte iniziale. Allora, quindi lei si trova, quando arriva questo camion e si posiziona, lei ha detto in maniera irregolare, si trova in plancetta. Ci può spiegare cos'è la plancetta? Sì, la plancetta è un luogo di comando dove ci sono tutti quanti i terminali per comandare motore, eliche. Lei ha parlato prima di una plancetta di poppa e poi è andato alla plancetta di prua. La plancia di prora. Ecco, quando lei ha parlato di plancetta, quindi si trovava a poppa. A poppa, sì, perché noi dal ponte di comando non riusciamo a vedere la manovra a poppa. Abbiamo bisogno di portarci giù, perché siamo più in prossimità del. Quindi quando lei vede per la prima volta questo mezzo, si trova a poppa. Successivamente lei poi quante persone ha visto scendere dal camion? Io non ho visto nessuno, perché ero nella placita comando, per cui mi è stato riferito questo. Sì. La prima volta che vede le persone qual è? Quando è? Quando sono venuti da me per impormi di partire. Ed erano quante persone? Due persone. Ha detto che una di queste indossava una tuta mimetica, sì. E l'altra? E l'altra mi sembrava in borghese, non mi sembra, no, mi sembrava lei borghese. Può riconoscere queste due persone di cui ha parlato? Se le vede tra il. Penso di sì, però mi sembrava che fosse lui quello vestito in borghese. E quell'altro è uno giovane. Lui chi sarebbe? Poi questo qui di fronte è il primo. Cioè, però il tempo continua. Questo col il signore vestito col giubbino. Pontin Flavio? Sì, mi sembra che fosse lui. Adesso, sinceramente, il tempo è passato più di un mese. Io molta fisionomia non ce l'ho. Vabbè, comunque potrebbe essere lui. E l'altro lo ricordo. E l'altro era più giovane, era sui 30-35 anni. Non riesco a vederlo, è qui. Vabbè, c'è anche di là. C'è anche di là. Mi sembra che fosse lui, sì. Cioè faccia quel signore. Mi sembra che fosse lui, sì. Adesso non posso giurarci, perché
però dalla struttura fisica mi sembra che fosse lui, sì. Poi lui può confermarlo se era lui. Senta, chi era armato? Quello il più giovane, lui. Il più giovane. Grazie. L'altro aveva qualcosa? Aveva un altro, si è alzato faccia, signor Presidente. Scusi? Possiamo dare atto che si è alzato faccia. Sì, sì. Indicato, l'abbiamo indicato veramente. Ecco, diciamo che, scusi, non... Allora, le chiedevo, uno ha detto che era armato. Sì. E allora le ho chiesto chi era la persona armata. Sì, era il faccia. Era il faccia. L'altra persona aveva qualcosa con sé? Non posso dire perché non ricordo, ma mi sembra che avesse avuto qualcosa, ma nella confusione tra busto... Non lo ricordo, chi forse, è che ha... Forse aveva avuto il telefonino, forse aveva... Mi hanno detto che aveva una spranga, ma... Però no, guardi, lei adesso deve riferire quello che lei ha visto. Esatto, non posso dirlo. Quindi lei non ricorda cosa aveva in mano, potrebbe anche non aver avuto nulla. No, qualcosa sicuro aveva, ma non nulla. Non nulla. E chi è che ha parlato? Chi è che ha detto, chi ha parlato con lei? Diciamo che il mio interlocutore era lui. Lui, gli altri prendevano ordini da lui. Lui indica il signor Faccia. Il signor Faccia. Quindi era lui che gli ha detto dove dovevate andare? Sì. Sì. Lei ha fatto intendere che volevano andare e volevano attraccare tra le due colonne. Sì. E già il Presidente le ha fatto la domanda per capire in che modo le è stato chiesto. Io gliela rinnovo questa domanda. Quindi cosa le è stato detto? Beh, guardi, le parole esatte è un po' difficile ricordarle. Però il succo del discorso era questo, che dovevamo andare tra le due colonne Marco e Todaro. Tra le due colonne Marco e Todaro... Geometricamente è quello, insomma, non ci sono altri posti. E lei ha detto che non si poteva andare? Non si poteva andare perché se noi andavamo lì ci arrivavamo prima, non arrivavamo neanche. Cosa è stato replicato? E lui a questo punto ha capito che forse non era il caso e ha lasciato che io lo portassi dove poteva fare la sua operazione. Durante tutto quanto il tragitto, quindi da quando sono stati mollati gli ormeggi fino a quando lei è arrivato poi all'approdo, che comportamento è stato tenuto dalle due persone? Diciamo che il signore qui presente era abbastanza agitato, andava avanti e indietro. Il signore qui presente lei indica sì, chi? Perché qui deve, poi verbalizziamo il signore qui presente. Sì, come si chiama? Che non... Allora Contin Flavio, Flavio. Il signor Contin era un po' agitato e andava avanti e indietro, entrava in plancia, andava fuori, si parlavano fra di loro. Poi mi sembra di ricordare che avessero anche una radiolina, si comunicavano le cose con questa radiolina, con questo qualcosa che non so. Non credo telefonino perché probabilmente era una radiolina. E l'altro? Scusi? L'altro, questo che aveva l'altro cucina? Era quello che era sempre vicino a noi, non ci lasciava di un passo, e controllava tutto quello che stavamo facendo. Aveva paura che avessimo delle armi o che tirassimo fuori delle armi e ci esortava a fare quello che dicevano loro e che diceva non vi sarà fatto alcun male, fate quello che diciamo noi, state tranquilli che a loro premeva tanto la loro azione, il risultato della loro operazione. Senta, lei ha detto avevano paura che noi avessimo armi e... la planimetria della laguna e lì ci sono tutti quanti segnati i fondali, i canali. Allora ho detto tiro fuori sta cartina e vediamo se è possibile fare quello che vi chiedete, no? Però probabilmente era ficcata sotto e allora lui guardava, mi raccomando non tirate fuori armi, state al vostro posto, ecco. Poi c'era il marinaio che voleva attaccare la luce perché la luce ha la presa di corrente, voleva attaccare la presa di corrente, anche lì sospettoso che... Per cui abbiamo lasciato perdere tutto, io sapevo che lì c'era poco fondale, ho detto ragazzi, no, non andiamoci proprio lì. Quando lei ha detto seguiva tutto, era lì con voi e prima ha riferito che teneva il fucile. Ci può spiegare come teneva questo fucile? Lo imbracciava, diciamo, come si imbraccia un fucile. Lo stentava, lo puntava un po' di qua di là. Adesso non posso dire...
dopo dipende anche da come la intendete voi, perché puntare potrebbe essere... Lei ci deve riferire come lei l'ha visto, no, ma, poi dopo l'interpretazione la lasci. Ma tanti mi hanno vietato dicendo che puntare non vuol dire solo puntare alla tempia. Quando uno mi presenta un fucile a mezzo metro è già puntato. Quindi le hanno Le dirò. Allora, dica come gliel'hanno presentato, a mezzo metro, questo vuol dire? Era vicino. E tanto è vero che a un certo momento, per il discorso del puntato, io ero girato che stavo facendo le mie operazioni di manovra, e sento, perciò non ho visto, ho sentito il timoniere, che gli ha detto, per cortesia, allontana sto robo, che noi non siamo delinquenti, e insomma, non abbiamo armi, non abbiamo niente, perciò non c'è bisogno che tu ci tenga sto robo. Chi sotto era questo? Il marinaio al timone. Chi era? Come nome? Vianello Lino. Mi sembra che l'abbia anche depositata come dichiarazione. Senta, la canna lei ha parlato di un fucile, ce lo può... Cioè, quanto era, che dimensioni aveva all'incirca? Ma sarà stato mezzo metro. La canna di questo fucile dove era? In che direzione era? Mi sembra una superficie. Cioè, era puntata verso il basso, era puntata verso allora, l'alto? Allora, attenta, quando uno dice che questo fucile era ostentato, era puntato, vuol dire che un momento ce l'aveva così e un momento ce l'aveva verso di noi. Okay. Ragazzi, ecco, andate, fate, camminate. Cioè, indicava quel fucile. Perciò, se voleva dire quella risposta, ti faceva così. Per cui, ecco il discorso. Se dopo voi volete cavillare, siamo qui. Ma lei non deve fare polemica. Mi sembra che i precisi. Quello che ho dichiarato 100.000 volte sta cosa. Purtroppo la corte è la prima. Ha ragione. Non lo conosce la corte. Ha ragione. Lei non si deve permettere di alzare la voce, di fare polemica. Io non faccio polemica. Semplicemente dire come stanno le cose. Va bene. Andiamo avanti. Ascolti, comandante. Allora, lei ha detto inizialmente che un marinaio è riuscito a parlare con uno degli utenti per dare l'allarme. Durante il vostro tragitto, durante il vostro percorso, voi avete avuto delle comunicazioni? Diciamo che la radio ci ha chiamato ripetutamente, però sinceramente non ho osato rispondere perché in quella situazione lei non sapeva la reazione. Per cui ho detto, vabbè. Quindi dalla radio chi è che vi era dall'altra parte? La nostra stazione è operativa, è, diciamo la centrale che di notte tiene i collegamenti con le unità, evidentemente ha saputo di qualcosa, perché forse l'utenza aveva già chiamato la Ma che cosa vi chiamava? Ma vi faceva delle domande specifiche o no? Chiamava e basta. E quindi non c'è stato nessuno, è stato lei a decidere spontaneamente di non rispondere? Eh sì. Sì. Allora, con lei c'era il... quale altro marinaio? C'era Vianello, ha parlato prima di... C'era Vianello Lino e il marinaio Scarpa Marino. Eravate tutti e tre nella plancia? Plancia. Veniamo adesso, quando voi arrivate all'approdo, se ci può spiegare come lei ha svolto questa manovra d'approdo e poi come sono scese le persone. Ecco, allora qui diciamo è qualcosa di tecnico. Noi siamo arrivati in prossimità del posto dove dovevamo sbarcare e ci siamo apprestati a fare la manovra che facciamo di consueto. Abbiamo tenuto conto della marea che mi sembra... adesso non ricordo, ma era quasi ferma, non c'era corrente, c'era un po', mi sembra che ci fosse un po' di marea decrescente, mi sembra, ma forse potrebbe essere anche il vento, chi lo sa, so che l'unità si spostava leggermente verso l'uscita. Siamo saliti un po' sopra corrente, ci siamo portati un po' su e poi siamo entrati e ci siamo posizionati, diciamo, in direzione della prodo, se così possiamo chiamarlo. Lei sa quanto era fondo? Là ci saranno sui 3-4 metri sicuro, forse. Mentre di più. La motozattera di quanto ha il pescaggio? La motozattera pesca 3 metri, sì. Per cui noi probabilmente siamo arrivati, avremo toccato con la prora il fondo e forse anche quello ci ha tenuto fermi. C'erano imbarcazioni ormeggiate? Lì di fronte no. A fianco sì, c'erano delle imbarcazioni, mi sembra a sinistra c'era un'imbarcazione, un taxi. Lei ha avuto difficoltà in questa manovra? Un po' sì, un po', ma ad ogni modo, essendo le condizioni atmosferiche abbastanza tranquille,
sono riuscito abbastanza bene, senza far malanni, dai. Senta, lei ha ormeggiato ovviamente con la poppa rivolta verso la riva? No, di prora. No, di prora. No, noi abbiamo imbarcato di poppa, sì. Abbiamo sbarcato di prora. Avete sbarcato di prora. Quindi quante persone lei aveva visto, almeno da quello che ho capito, fino a questo momento solo... Ho visto gente perché quando si sono imbarcati poi camminavano avanti e indietro, erano un po' agitati, per cui io ho visto questo movimento e avevo indicato su per giù, ho detto saranno una decina di persone, pensavo, cioè io non le ho contate, ho detto a giudicare dal movimento saranno 10 persone, poi si sono verificate, sì, che erano 8, insomma. Quindi come sono scesi poi allora? E poi si sono arrangiati loro, si vede che avevano delle tavole, avranno avuto qualcosa per poter ridurre il divario tra lo spessore del portellone e diciamo il piano della strada. Quanto sarà stato? Come divario? Sì, divario. Il divario sono circa 30 centimetri, sì. Però ruote grosse che hanno il mezzo, poi tavoli che hanno messo. E ricorda che chi è sceso per primo? Come? Cosa? Che quale mezzo è sceso per prima? Mi sembra il blindato. Ecco, il blindato lei quando lo vede per la prima volta? E quando lei scende? Fino adesso non quando ha parlato. Scende? Quando, ah, quando scende? Non l'aveva visto no, prima? No, 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 perché era tutto coperto, io non sapevo cosa ci fosse, sì, dentro. E quindi è sceso il blindato, poi cosa è sceso? E poi è sceso quel camper, quel furgone bianco che avevano. Quindi è a bordo è rimasto qualcosa? E a bordo è rimasto quel camion a rimorchio, no. E hanno detto, quello tenetelo, fate un regalo a Scalfaro, hanno inneggiato alla loro serenissima e sono andati. Ci può riferire, se ricorda, le frasi esatte che hanno detto? Esatte no, come senso inneggiavo la serenissima Repubblica, il Veneto Libero e quello era più o meno, insomma. E che il motivo per il quale stavano andando in piazza San Marco gliel'hanno detto? Hanno detto che dovevano fare un'operazione, non hanno specificato, a me non hanno detto. Hanno detto che dovevano fare una cosa importante per la Serenissima Repubblica, per il governo del Veneto e che doveva essere fatta. Senta, altri mezzi, lei ha detto, non erano stati imbarcati. E poi si è accorto se c'erano dei passeggeri sulla motonave? Sì, a bordo sono salite 3 persone, mi sembra. Prima di tutto questo, cioè una volta scese le vetture, a volte capita che delle persone vengano a piedi, per cui queste persone erano lì in prossimità dell'imbarco, a insaputa loro sono salite a bordo, noi non facciamo caso perché la gente a bordo va in bar, va nei locali adibiti ai passeggeri, per cui a noi i passeggeri interessano relativamente. Quindi quando loro sono scesi, quindi voi avete chiuso il portellone, e cosa è successo? Sono rimaste a bordo queste 3 persone che poi sono state piantonate da uno di loro, ho saputo, io non ho visto. Ho saputo che queste 3 persone sono rimaste a bordo tranquille, sì, leggi il giornale. E uno di loro le ha piantonate, sì, per... Quando avete fatto la manovra di attracco, lei ha visto qualche mezzo delle forze dell'ordine? No, non ho visto niente perché da dove ero non potevo vedere fuori. Però ho saputo quello che ha saputo, vabbè, insomma, però non l'ha visto. C'era Faccia che ha intimato a quelli, si vede che lui si è accorto, a quelli che erano fuori di non avvicinarsi, di stare lontano, perché altrimenti... Ecco, allora ce la può riferire meglio questo episodio, cosa è successo mentre voi eravate... Mentre stavamo sbarcando sti mezzi. Quindi voi eravate già... Eravamo già. Aveva già attraccato. Sì, avevamo già attraccato, sì, sì. Quindi ha anche aperto il portellone? Già aperto il portellone, sì. Stava facendo le operazioni di sbarco, no? Sì. E Faccia aveva detto, parlava con sto telefonino, con questa roba, insomma, con questa radio, diceva sbarcate le taniche, sbarcate, tirate giù la roba, il materiale, evidentemente avevano del materiale da sbarcare, no? Prima di arrivare questo, sì, si erano preparati, dovevano sbarcare sto mezzo perché era sopra il... Quindi dava i comandi con questa, sì, radiotrasmittente? E... Poi lei ha detto che a un certo punto ha intimato a qualcuno di non avvicinarsi. Io, sì, le chiedevo se ci poteva spiegare un attimo questo passaggio. Io l'ho visto affacciarsi al capo di banda, no? E guardare giù e dire di allontanarsi. A qualcuno che era sotto io non ho visto chi fosse.
Ma è come se si fosse affacciato ad un finestrone, una cosa? Più o meno così, sì, sì. Ma se... la plancia c'è una specie di protezione, è protetta da un parapetto, possiamo dire. Sì. Ecco, questo parapetto lui si è affacciato e ha intimato di allontanarsi. Lei ha visto bene quando si è affacciato? Sì, ero lì. E il fucile quando si è affacciato dove lo teneva? Ma ce l'aveva così in mano. Sì, sì. No, cioè non era, almeno non mi sembra che l'avesse... Che l'avesse puntato giù, mi sembra che lo tenesse in mano così. E durante l'operazione di sbarco, quindi lei è rimasto sempre in plancia e con lei c'era qualcuno? E con me c'erano il marinaio, i due marinai, cioè il timoniere e quell'altro. Sì, no, delle persone, cioè questo... lui è rimasto su finché i mezzi non sono lui usciti. Chi? Lui Fidel. Si affaccia. Sì. Mentre l'altro continua, è andato via? Sì, poi siamo, dopo i primi, dopo diciamo la... Subito dopo la partenza, lui è venuto su un paio di volte, poi è tornato giù, è rimasto giù, non è più venuto su. Chi lui, scusi? Il signor Contin. Quindi con lei c'era soltanto sì, faccia? Sì, per sì, tutto sì. La maggior parte del tragitto? Sì. Grazie, io non ho altre domande, eventualmente. Le altre parti? Scusi. Nessuna domanda? Prego. Comandante Girotto, io non ho visto quella cartina, ma immagino... Sì. Lei è partito dal tronchetto sì. E ha fatto questo canale della Giudecca. Sì, 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 sì. È il percorso naturale sì. Che fate sempre. Sì, non c'è altro, sì, sì, non c'è altro percorso. La deviazione per questo eccezionale sbarco, diciamo, quanto è durata in rispetto all'operazione dal momento in cui si è detto giriamo a sinistra? Quanto è durata questa? Ah, rispetto diciamo al tragitto normale, cioè l'in più. L'in più, ecco, quanti minuti, ore, giorni? No, cavolo, avrà durato 10 minuti, penso. Grazie. Questo è il canale interno, quindi, che voi percorrete? Sì, 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 è l'unico canale marittimo. Sì. Grazie. La persona che lei ha visto che era nervosa, era vestita in borghese o in tuta? Mi sembrava che fosse in faccia. No, lei ha detto... Ah, sì, è vestita in tuta, sì, sì. Si ricorda se era in tuta? Vabbè. Sì, a me sembrava che fosse in tuta mimetica. Certo. E ha visto qualche altra imbarcazione durante questa deviazione avvicinarsi a voi? No. No, sinceramente non ho visto alcuna imbarcazione. Mi è stato detto che sono arrivate delle volanti, una mi pare. Sì. Non so, qualcuno ha detto due, però dopo ho saputo che era una. Ma no, io non le ho viste, sinceramente. Grazie. Un'ultima cosa, quindi lei, vedendo la piantina, afferma che avete fatto solo il canale di Giudecca, quindi una navigazione in acqua interna, insomma, non nell'acqua marittima, non nel mare. Non è mare quello. Non è mare, è acqua interna. Grazie, mi basta. Altre domande? Va bene. Basta. D'accordo di fare domande? No. Allora, grazie, comandante, può accomodarsi. Grazie. Quali testi chiama adesso? È arrivato il perito, forse. Allora, se consente, pubblico ministero, diamo l'incarico al perito. Dov'è? L'avevo visto entrare. Allora, lei è, prego si accomodi, perito industriale Benedetti e il nome di nascita? Pietro. Si accomodi pure, lei è nato dove e quando? Sono nato a Brescia il 31 gennaio 1947. Ecco, noi l'abbiamo convocato per dare l'incarico di visionare, eventualmente anche fare delle prove di sparo, del MAB che è in sequestro. Sì. È in grado di assumere questo sì. Incarico? Lei si è mai interessato di questa vicenda? Ha delle compatibilità, conoscenze, parentele con imputati? Va bene, allora... Le assume l'incarico e di bene fedelmente adempiere a questo incarico, si assume la responsabilità di bene fedelmente adempiere a questo incarico sullo scopo di far conoscere la Corte la verità. Mi impegno. Sì.
E per quanto riguarda il quesito, come le abbiamo detto, è quello di descrivere, verificare e fare queste prove, naturalmente convocando anche i consulenti del pubblico ministero delle altre parti, perché sono stati nominati diversi consulenti. Se lei è in grado di indicarci l'inizio il giorno dell'inizio delle operazioni, la prossima udienza tenga presente che è il 26, quindi verrà a rispondere al 26 di giugno. Allora, tenga presente che dal 16 al 20 vi è l'astensione degli avvocati, quindi non può essere fatto in questi giorni. Accidenti. Perciò prima o subito dopo. È un po'. Cioè che io pensavo eventualmente, siccome si tratta di un'arma da guerra, se me poteva far avere sul Banco Nazionale di Prova, per domani io avrei iniziato subito le operazioni peritali. Non è possibile. Non è possibile, il mio perito è in missione all'estero, prato, ma comunque non domani, dopodomani ritorna, signor Presidente. Possiamo fare eventualmente fissare l'inizio delle operazioni peritali lunedì? Sentiamo i giorni dal 16 al 20 che può, quindi dovrebbe andare allora subito 20. Dopo. Facciamo dunque il perché 20, sabato che devono fare la verifica. Che giorno è il 21? Perché semmai se fino al 20 non possono, sabato 21. E il banco di prova dove sarebbe localizzato? È a Garona Valtrompi, in provincia di Brescia. Perché allora dopo il tempo è limitato, cioè se si tratta di rispondere in aula, se invece bisogna presentare delle fotografie, delle relazioni, in tre giorni non si riesce a fare. Non so adesso. No, deve farlo per quello. Sì, ma cioè il discorso deve è. Deve farlo, va bene. Niente, cioè. Di che giorno cade? Sarebbe giovedì, se lo fa lunedì, io penso che per giovedì è in grado. Facciamo allora. Lunedì? Lunedì, facciamo quella lunedì, il primo giorno utile. Allora sarebbe il 23, mi pare. Siamo anniversario del matrimonio. Sì, vai. Ok. Facciamo allora il giorno 23 alle ore 14 presso la sede del Banco Nazionale di Prova. Di Brescia. Di Gardone Valtrompi, in provincia di Brescia. Gardone. È chiaro allora le parti? Sì. Sì. Ecco. Visto che deve essere la trasportata l'arma, volevo sapere se ha da indicare una persona alla quale può essere depositata. Se me la portano domani, cioè la prendo in consegna direttamente io. Io sono domani. Responsabile del laboratorio balistico e quindi. Domani mattina adesso non so se riesco a dare disposizioni per domani mattina. Sì, domani che post domani sono in sede, quindi. Sì, allora dopo si passa. Ecco, se magari io lascio il numero di telefono, mi chiamano. Sì, allora mettiamo d'accordo voi. Signor Presidente, mi scusi, è importante anche che il perito esamini i proiettili che sono stati sequestrati e che descriva gli stessi e se questi si trovano oltre il limite di conservazione. Bene, sì, d'accordo, allora tenga conto anche di queste indicazioni. Ci sono altre indicazioni? Sì, un'ultima, Presidente. Atteso che il caricatore inserito nel MAB all'atto del sequestro risultava avere 41 colpi, se il perito può accertare l'idoneità a sparare con quel tipo di caricatore, con quel numero di colpi, ed eventualmente dopo quanti colpi l'arma si inceppava. Si sarebbe inceppato. Sì, sono tutti accertamenti che posso fare. Diciamo, per quanto riguarda lo stato di conservazione delle munizioni, eventualmente io chiedo l'autorizzazione alla Corte di poter eseguire prove di sparo per rilevare la pressione e la velocità di quei colpi. Chiedo l'autorizzazione in quanto che si tratta di una prova distruttiva, potrò eventualmente recuperare i bossoli, perché per vedere se sono efficienti, se non sono pericolosi, devo misurare contemporaneamente la pressione e poi la velocità. Sì. Usando i proiettili che sono in sequestro, naturalmente. Beh, è chiaro, se no. Cioè, chiesto l'autorizzazione per questo. Per verificare l'efficienza posso usare munizioni di altro calibro, inserendone 41 e fare bene quelle prove. Farlo così. Ecco. E poi per i proiettili con la prova diretta sui proiettili sequestrati. Va bene. Ecco, chiedo alla Corte allora l'autorizzazione ad avvalermi del mezzo proprio e delle strutture del Banco Nazionale di Prova per effettuare le prove. Va bene, viene autorizzato. Prego, Luca. Presidente, ecco, non so se sia possibile formulare un quesito sul punto che adesso espongo. Quest'arma è già stata oggetto di una consulenza ex 359 del pubblico ministero. In sede di consulenza sono stati sparati alcuni colpi. Allora chiedevo se era possibile, ingegnere, stabilire che questo fucile ha sparato
28 o 29 giorni fa su esperimento del pubblico ministero. Si può dire se prima avesse mai sparato? Possiamo fare un conto sui reperti chimici di queste? Perché assume faccia che da 50 anni quel fucile non sparava. Adesso ha sparato 28 giorni fa. Possiamo dire se... Se aveva sparato precedentemente, no. Sì, esatto. Cioè, si può vedere lo stato di usura della canna, così, però stabilire se effettivamente aveva sparato o meno. Sicuramente aveva sparato in precedenza, perché prima di versarlo, di, non so se si tratta di un MAB che non so, faceva parte di armi date in dotazione. Beh, comunque lei alla Repubblica, diciamo, oh, così, allora sicuramente prima qualche colpo l'ha sparato, certamente. Ma si può dire, ingegnere, se il prima è 40 anni prima o 40 giorni prima, ecco, questo no, è quello che... Cioè, non si può determinare, perché certi residui di sparo rimangono per tanto tempo. Comunque questa non è una mia competenza specifica per quanto riguarda residui di sparo e roba del genere. Sì, no, ma è proprio questo il punto. Si può dire questo residuo di sparo risale a 28 giorni fa. Questo residuo risale a 40 anni fa, si può dire questo? È molto difficile questo, perché se hanno sparato tutti questi colpi hanno sicuramente pulito la canna dell'arma, e quindi è difficile che sia rimasto qualcosa dei colpi sparati in precedenza. Pare che siano stati sparati due colpi, adesso 28 pulisce, giorni fa. Pulisce molto. Quindi non possiamo più stabilire se per 40 anni questo fucile non avesse mai sparato. Penso che sia molto difficile. Grazie. Però, come ho detto, questa non è la mia competenza specifica. Se è in grado di farlo con l'esame che come andrà detto, a fare, per ci risponderà anche su questo punto, e per quanto possa servire. Ecco. Poi, una considerazione. Sì. Atteso che la matricola dell'arma risulta illeggibile, se sia possibile accertare se la stessa sia stata a brasa o invece l'illeggibilità dipenda semplicemente dal passare del tempo. Vabbè, credo che su questo... Ecco, sì, sì. Ecco, diciamo tutto questo, così se ve ne potete poi mandare una trascrizione. Beh, certo, perché adesso viene tutto verbalizzato e poi le verrà dato la copia del verbale d'udienza, quindi lei avrà tutte le indicazioni molto chiare. Sì, beh, io mi auguro che lei riesca naturalmente a dare la risposta, oltre che orale udienza, anche scritta. Però se allunghiamo ancora un pochino più semplice, eventualmente non fosse possibile, noi avremo anche altre udienze per cui si può anche vedere in un secondo momento. Però sì, io cerco di fare il possibile, però se estendiamo ancora un po' così, abbiamo il dovere di poterlo fare nella prossima udienza. Va bene, grazie. Allora lei può accomodarsi. E poi avrà dalla nostra cancelleria e dalla procura tutto quello che le serve, va bene? Possiamo andare avanti. Pubblico ministero, chi chiama? Veronese Massimo. Sì. Presidente, mi scusi, sì. Forse ho sentito male, ma mi pare che non abbia fatto la dichiarazione di impegno. L'ha fatta, sì, grazie. Sì. Sì, si accomodi così sentiamo meglio la voce. Oh. Allora, Veronese Massimo, nato? Sì, nato il 23 del 2 del 1959 a Venezia. Sì, lei è qui per deporre, ha dei motivi di incompatibilità, è parente degli imputati a fine? No, nessun motivo. Lei deve dire tutta la verità, quindi consapevole della responsabilità che assume con la sua deposizione, si impegna a dirci tutta la verità, non tacere nulla di ciò che è sua conoscenza. Sì. D'accordo? Le domande... Sì. Qual è la sua professione? La mia professione è direttore di macchina della CTV, delle motozattere della CTV. Ci può riferire che cosa è successo la notte tra l'8 e il 9 maggio di questo anno? Sì, verso le 12, verso mezzanotte 10, eravamo al tronchetto, appena arrivati, in procinto ad imbarcare per l'ultima corsa ai mezzi in sosta. E noi, io insieme al mio collaboratore, stavamo sondando il deposito del gasolio per conteggiare la fine del servizio. E mentre stavamo lavorando in coperta, è entrato a forte velocità un rimorchio seguito da un camper. Questo rimorchio si è fermato a mezzeria della nave. Scusi, un rimorchio trainato da cosa? Sì, scusi, un camion che trainava il rimorchio. Sì, grazie.
è un camper. Il camion a rimorchio si è posizionato a mezzeria della nave e di traverso, proprio sopra i depositi del gasolio. E il camper invece si è fermato subito in prossimità dello scalandrone in modo da non far imbarcare gli altri automezzi. In quel momento ho chiesto al mio collaboratore di andare a verificare perché avevano parcheggiato quel camion messo male così. In quel momento sono saltati fuori dal camion, hanno spostato il telone, al primo momento sulle 3-4 persone in mimetica e sono corse, sono corse in plancetta nel ponte superiore a cercare il comandante. Poi praticamente noi abbiamo seguito queste persone e praticamente quando siamo arrivati su nel ponte barche, in prossimità della plancetta di poppa che serve per fare volare la nave di poppa al tronchetto, e praticamente queste persone, una armata di mitra, l'altra di spranghe, praticamente parlavano il comandante e con noi là vicini e volevano partire e impossessarsi della nave. Minacciando con questo mitra, allora ho parlato due parole con il comandante, ho detto di stare calmi e di assecondarli. Allora che noi siamo stati praticamente portati giù, non di forza, e praticamente ci hanno obbligato a togliere gli ormeggi e noi praticamente eravamo in sala di manovra in macchina ad accudire i motori. In quel momento siamo partiti, io non ho visto più niente fino a circa metà percorso perché ero chiuso nella sala macchine, dopodiché verso le zattere, siccome sentivo parecchi rumori in coperta, ho aperto la porta, ho sbirciato e ho visto queste persone in mimetica che si accingevano a far scendere, che dopo si è un blindato dal rimorchio, dal pianale ribassato. L'hanno fatto scendere e l'hanno messo in moto e dopodiché siamo arrivati a San Marco. Senta, quante persone lei ha visto complessivamente? Complessivamente io ho visto quelli che sono saltati giù dal camion sotto il telone, erano 4-5, più ho visto il personale del camper che erano circa 3 persone. Come erano vestite? Dunque, le persone che sono saltate giù dal camion erano tutte mimetiche, gli altri erano in borghese e portavano una fascia al braccio con lo stemma della Serenissima, almeno mi sembra. Lei ha parlato di una persona armata e poi ha parlato di spranghe, può essere più preciso? Sì, la persona armata aveva il mitra e lo brandiva, e le persone armate di spranga, io ne ho viste due, e battevano la spranga sulle panchine del Ponte Sole e gridavano. Lei queste spranghe, voi avete in dotazione delle spranghe, dei mezzi marinai, qualcosa? Noi in macchina abbiamo in dotazione dei piedi di porco, che però sono in locale al motore e non erano fuori. Quindi non sono stati raccolti lì questi arnesi? No, assolutamente. Quante spranghe lei ha visto? Io ho visto esattamente 2 spranghe. Di questo è sicuro lei? Sì. Sì. Lei può ricordare chi erano le persone che avevano in mano queste spranghe? Sì. Le potrebbe riconoscere qua, in aula? Sì. Chi le indichi? Dunque, quello che aveva spranga era quel signore con i capelli lunghi che non vedo, eccolo là. Cioè, indica il signor Busoni, mi pare. Sì, con i baffi. E il signore qua davanti col giubbino di pelle. Il signor Conti, Flavio. La persona che aveva il mitra era quel signore là con la giacca blu, vicino all'avvocato. Faccia. Lei ha detto che queste spranghe venivano con quelle spranghe percuotevano la panchina? Sì, le strutture della nave. Tutti e due oppure uno soltanto? Io ho visto sopra nel ponte barche, ho visto solo questo signore qua che batteva le panchine. Cioè Contin le indica. Sì.
E mentre giù ho visto che il signor Buson dovrebbe essere quello con i baffi, cioè i capelli lunghi, sì. E che ce l'avevi in mano e minacciava, comunque non ci ha fatto niente, ecco, quello è fatto. Ma c'era un motivo per il quale battevano contro le panchine, cioè dicevano qualcosa? Sì, praticamente battendo le panchine hanno detto che era ora di finirla, che basta, che era ora di finirla. No, era ora di finirla voi, era rivolto verso di voi? No, era rivolto un po' più in generale, era ora di finirla con la situazione. Lei ricorda delle altre frasi che ci può chiarire meglio questo concetto? No, io ricordo solamente quando siamo tornati giù in coperta, che il signore con la spranga, praticamente noi, io e il mio collaboratore, siccome stavamo aprendo i serbatoi del gasolio, avevamo una chiave. È una chiave a tubo, che è un pezzo di ferro lungo circa mezzo metro, e ce l'avevamo in mano, e in quel momento non so, forse ha preso un po' paura, pensava che noi reagissimo, e allora ci ha detto di lasciarla stare un po' in malo modo, l'ha buttata per terra. E comunque noi come abbiamo fatto a buttarla per terra? Ce l'ha strappata di mano e l'ha buttata per terra. In quel con momento le mani, io, scusi, sì. Gliel'ha strappata di mano con la mano? O con la mano, non con la spranga. In quel momento noi abbiamo spiegato che non quella chiave serviva solamente al lavoro nostro, e allora si è calmato e è stato tutto a posto. Quindi ha capito lei il motivo di questa loro azione? Cioè le hanno detto, hanno esplicitato il motivo di questa loro azione? E praticamente quando gridavano che era un'azione contro il governo italiano, rivendicando la Repubblica Serenissima, quello che hanno detto. E hanno anche detto dove dovevano andare? Cioè il motivo per il quale avevano preso la nave? No, non l'hanno detto, perlomeno a me non l'hanno detto. Quindi lei non l'ha sentito? Non l'ho sentito. Non l'ha sentito. Volevo chiedere, normalmente qual è la rotta che fa la motozattera? Normalmente in partenza dal Tronchetto si va verso il Canale della Giudecca e praticamente si attraversa San Giorgio e si va verso il Lido. Scusi, c'è una cartina su... ecco. Sì, è la stessa rotta che noi seguiamo, solamente che non attracchiamo a San Marco e andiamo verso... Quindi quando uscite dal Canale della Giudecca percorrete... Sì, andiamo dritto. Vi tenete? Si teniamo sulla dritta e costeggiamo San Giorgio e restiamo in canale verso il Lido. Quindi costeggiate San Giorgio? Sì, lo teniamo sulla dritta. Quindi se può indicare su quella cartina dove si trova San Giorgio, ci sono dei numeri. Sì, numero 6 San Giorgio, noi praticamente imbocchiamo il canale che è questo numero 11 e 15 e continuiamo con il 20 fino al Lido. E vi tenete sulla dritta, ci sono delle bricole che delimitano la zona? Ci sono delle bricole che segnano il canale. Perché in prossimità di San Giorgio c'è anche il canale detto dell'orfano, dell'orfanello, che praticamente ci tiene ancora di più sulla dritta, superando una secca. Quindi voi non passate di fronte Piazza San Marco? Ce la teniamo sulla sinistra, la Piazza San Marco, a debita distanza. E quant'è questa debita distanza? Circa 100, 100, 120, 150 metri. Sì, grazie. Lei ha detto che era chiuso in macchina, nella sala macchine. Sì, nella centralina della sala macchina. Con chi si trovava all'interno di questa centralina? Con il mio collaboratore Zen Danilo, che è un aiuto motorista. Lei è entrato in quella stanza volontariamente o no? No, ci hanno invitato a prendere i nostri posti di manovra. Sì. Praticamente non con la forza, però ci hanno invitato a stare calmi e stare al nostro posto di manovra. E quindi solitamente quando c'è il tragitto, quindi quando siete in navigazione, qual è il suo posto? È in posto, è nel posto di manovra dove ero quella sera. Quindi non è mutato, è rimasto sempre lì? No, diciamo, è sempre, era sempre al suo posto? Sì, sempre al mio posto. La porta era chiusa? È rimasta la porta aperta? È stata chiusa da noi, solo in un secondo tempo, sentendo i rumori fuori, ho aperto io la porta stagna per vedere cosa succedeva.
Lei era quando ha aperto la porta, ha visto se c'era qualcuno di fronte alle... Di fronte alla porta non c'è nessuno, solamente che a 2 metri era parcheggiato il camion rimorchio e stavano lavorando per farlo scendere dal pianale, l'autoblindo. È stato lei che ha mollato gli ormeggi o un altro marinaio? No, è stato il marinaio che ha detto all'ormeggio. Lei ha visto dopo che è attraccata la moto zattera, lei è uscito fuori, sì, ha visto, può riferirci cosa è accaduto? Sì, nel momento in cui siamo attraccati a San Marco, sono uscito completamente dalla centralina del locale apparato motore e ho visto l'ultima fase dello sbarco praticamente. Hanno lasciato il camion con il rimorchio e sono scesi con il camper e questo autoblindo, inneggiando alla Serenissima Repubblica. E hanno lasciato qualcosa quindi sopra? Hanno lasciato il camion con le luci accese e il rimorchio. Ho sbirciato un attimo dentro il camion e ho visto delle taniche, non so se erano di benzina o di gasolio, e delle casse di ferro. Che ho avvisato subito il capitano e ci siamo diretti a Tronchetto chiamando la polizia. E lei ricorda se a bordo, oltre a voi dell'equipaggio, c'erano anche dei civili? Sì, io li ho visti mentre ero in coperta che salivano a piedi. Non mi ricordo il numero, so che li ho visti a piedi, ho visto 2 persone. Lei ha visto poi dopo, li ha rivisti successivamente? Li ho rivisti dopo, quando siamo ripartiti da San Marco verso il Tronchetto, che stavano nel locale bar. Non so cosa è successo a loro. Lei ricorda se in fase d'attracco o ad attracco già avvenuto si sia avvicinata a qualche imbarcazione? Sì, l'ho vista chiaramente, perché io la centralina dell'apparato motore sta sulla parte dritta della nave, quindi ho visto una motovedetta dei carabinieri che si stava avvicinando alla stanzaccheria. Avevano le mitragliette in mano. Sapevano, sono stati avvisati, quindi ho fatto dei segni, non mi hanno risposto e comunque hanno fatto il giro e dopo non li ho più visti. Che tipo di segni, di segnali lei ha fatto? Io ho fatto dei segnali con le mani dicendo di guardare sopra e eravamo lontani, non ho ottenuto risposta. Per quanto riguarda la visibilità in quel punto com'era? La visibilità era notte? Era ottima. La visita era ottima e noi vedevamo tranquillamente il Lido, serata era buona, ecco. Sì, quindi il personale della motovedetta l'ha vista? Sì, mi ha visto. Vi siete visti reciprocamente, almeno ci lei siamo li ha visti? Visti reciprocamente. Sì, lei li ha visti comunque. Sì. Non ho altre domande, grazie. E altre parti hanno domande da fare? Sì, solo una precisazione, Presidente. Se ho inteso bene, il signor Veronese e il signor Zen nel tragitto dal Tronchetto a Piazza San Marco sono rimasti assieme in sala macchine, sì, che è la loro collocazione lavorativa normale. Sì. La porta di accesso alla sala macchine era chiusa dall'esterno? No, si poteva facilmente aprire dall'esterno. E anche dall'interno. E anche dall'interno. È una porta stagna. Con lei e Zen è rimasto qualcuno degli odierni imputati? No, eravamo soli. Grazie. Altre domande? Solo una precisazione, sì, signor Presidente. Direttore, lei prima ha parlato di questa chiave. Mi preme solo sapere, l'aveva lei o il signor Zen? Il signor Zen. Ecco, grazie, Presidente. Dunque voi... sì? Posso, sì. Grazie. Com'era vestita quella persona che teneva la spranga e che forse lei identifica con il signor Contin Flavio? Era vestita in tuta mimetica con un basco. Tuta mimetica. E ricorda, lei diceva all'inizio che il camion rimorchio è stato posizionato trasversalmente all'imbarcazione. Sì, no, in modo trasversale completamente no, anche perché non ci sta. Ecco, può dirci esattamente, perché sembrava, a quanto ho capito io, che fosse stato messo in 90 gradi, diciamo, rispetto all'asse della barca o della nave. No, 90 gradi non ci sarebbe stato. Ecco, può dirci, ecco.
praticamente era posizionato in modo da occupare il ponte di coperta, che è il ponte macchine, per circa inclinato di circa 30 gradi sulla linea di fede, sì, sulla linea di fede, verso sinistra. Certo. Lei ricorda se uscendo dalla nave e sbarcando qualcuno di questi attuali imputati abbia salutato e ringraziato l'equipaggio? No, io non mi ricordo questo. Io so solamente che quando sono usciti con l'autoblindo hanno issato il vessillo di San Marco e non l'ha dando, sentito, viva San Marco. Non l'ha sentito. Il vessillo di San Marco e non l'ha dando, sentito, viva San Marco. Non l'ha sentito questo ringraziamento e questo saluto? No, solamente, non escludere, no? Io non posso escludere perché non c'ero. Comunque, se l'ha detto prima in plancia, non lo so. Io ho solamente detto che sono scesi e hanno issato il vessillo di San Marco. E una cosa, signor Presidente, hanno detto a riguardo del camion, ve lo lasciamo come regalo al Presidente Scalfaro. Benissimo. Altre domande? No, grazie. Sì, Presidente. Nelle deposizioni, il luogo dove il test è rimasto durante il viaggio viene diversamente denominato. Vorrei che ci chiarisse se sala macchine, centralina della sala macchine o cabina di strumentazione corrispondono alla medesima ubicazione. Praticamente noi il controllo dei motori avviene non in modo nel locale, cioè nel modo fisico visivo dell'apparato motore, ma avviene a distanza. Su questa centralina, che chiamata anche sala controllo o centralino di macchina. Praticamente da questa centralina noi abbiamo l'accesso diretto al locale macchina tramite una botola e comunque farebbe sempre parte del locale apparato motore. C'è una parte distinta ma in un complesso, sì, unitario, in un complesso e in cui c'è un libero accesso, certo, da una parte all'altra. Senta, lei si era costituito parte civile? Sì. E poi ha revocato la Costituzione. È stato risarcito del danno? Sì. Quanto ha ricevuto? Io ho ricevuto 5 milioni. Anche gli altri suoi colleghi, diciamo? Sì, di tutti questa quanti. Hanno ricevuto 5 milioni. Va bene. Ci sono altre domande? Grazie, può accomodarsi. Prossimo. Pianello Lì. Allora, signor Vianello Lino, è vero? Si accomoda davanti a noi. Lei è nato dove e quando? Sì, si sieda. È parente di qualcuno degli imputati o affine? No. No. È consapevole della responsabilità che assume con la sua deposizione? Si impegna a dire tutta la verità e nulla nascondere di quello che è a sua conoscenza? Sì. Sì. Allora, il pubblico ministero può procedere. Qual è la sua professione, signor Vianello? Il marinaio. Lei può riferire che dove si trovava, cosa era detto la sera, la notte tra l'8 e il 9 maggio del 1997? Giunti a Tronchetto, una volta che abbiamo scaricato le macchine, abbiamo un lasco di 10 minuti per fare pulizia del mezzo. Io e l'altro marinaio cominciamo a fare le pulizie. E quindi dove si trovava? È giù, in coperta. Niente, dopo qualche secondo che le ultime macchine sono uscite a terra, è arrivato un grosso camion a alta velocità, seguito da un camper, e sono saliti a bordo. Senta, come sono solitamente le manovre di salita sulla motozattera? Di solito siamo noi che andiamo a chiamare le macchine, che sono in coda. Quindi le individuate voi, sì, secondo l'ubicazione? C'è una, sì, c'è una numerazione dall'1 diciamo al 16, file, e noi andiamo a chiamare le macchine. E indicate anche il luogo dove si devono poi posizionare? Sì, sì, le mettiamo noi. Sì. Invece noi. In questo caso non è accaduto così? In quel caso non è accaduto perché è stata una cosa improvvisa. Loro sono arrivati a grossa velocità, insieme seguito poi dal camper, e non c'è neanche il tempo di
cosa stava accadendo. Senta, ma c'era già una coda di autovetture che erano in attesa di imbarcarsi? Sì, c'erano circa 10-12 macchine, penso. E sì. A quell'ora non c'è tanto traffico, è l'ultima corsa. Da dove è provenuto quindi questo camper con questo auto?